Si tratta di un decreto da accettare nello spirito di fede e di obbedienza ecclesiale, amando la Chiesa anche in questo momento. Per questo invito tutti a pregare, ad accettare, perché si possa accettare questo decreto come un atto del Santo Padre per il bene della nostra diocesi, per il bene della Chiesa. Preghiamo perché tutto vada nella giusta direzione.